Salve a tutte ragazze e ragazzi, bentornate sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di Lui, il nuovo fondotinta uscito in Casa Essence. Visto che sotto al video dei miei acquisti sul sito Cosmetic for Less del nuovo assortimento di Essence, moltissime di voi mi hanno chiesto una mia opinione e magari con applicazione di questo fondotinta, ho deciso appunto di fare questo video per voi. E io sto testando il fondotinta da circa una settimana, non solo in casa ma anche per andare in università e al lavoro, e quindi mi sono fatta già un'idea generale sulle caratteristiche del prodotto. Innanzitutto il costo del fondotinta è di 6,29€, ha un PAO di 12 mesi e contiene 30 ml di prodotto, il classico quindi contenuto di un fondotinta in commercio. Il packaging è in vetro ed ha un erogatore a pompetta, molto comodo e pratico secondo me, nonché igienico rispetto a quelli in vasetto. Inoltre devo dire che l'erogatore è molto pratico perché riesce a dosare bene la fuoriuscita di prodotto, quindi non è di quei classici erogatori che appena pigiate esce un chilo di prodotto, no, questo fa fuoriuscire molto lentamente in modo che voi potete dosare se volete più o meno prodotto da applicare sul vostro viso, e quindi questo è già un punto secondo me a suo favore. Un'altra cosa importante che volevo segnalarvi è che lavora molto bene anche sulla minimizzazione dei pori. Io ho dei pori non molto dilatati, però piuttosto visibili nella parte vicino al naso, alcuni sulla fronte e sulle guance alte, e devo dire che questo fondotinta lavora molto bene anche in quel senso e ne sono rimasta piuttosto colpita da questo effetto. Quindi bando alle ciance, adesso mi zittisco e vi lascio all'applicazione. Iniziamo con l'applicazione. Io ne prendo una piccola quantità e la posiziono sul dorso della mano, come vedete. Appunto, volevo farvi notare come la texture sia liquida ma piuttosto corposa, infatti vedete non cola, rimane ben saldo lì nella posizione in cui lo si è applicato, e vado ad utilizzare una beauty blender per l'applicazione, che è il metodo migliore secondo me, o almeno quello con cui io mi trovo più comoda, non solo con questo tipo di fondotinta ma in genere con tutti i fondotinta ad eccezione di quelli in polvere. Ne prendo un po' con le dita, vado a fare dei puntini sul viso, iniziando appunto dalla parte centrale, dopodiché ne applicherò altro nelle zone mancanti e vado a sfumarlo. L'odore è molto gradevole, molto gradevole, infatti è un odore piuttosto dolce, e questa è una cosa molto positiva perché di solito i fondotinta low cost hanno il classico odore chimico, insomma, che ti dà quell'impressione che ti stia mettendo lo stucco sulla faccia. Invece no, questo qui no, e la sensazione una volta applicato sulla pelle è di fresco, infatti è anche, forse anche per questo che è denominato Fresh and Fit. Si adatta molto bene alla pelle, le volte in cui io l'ho già utilizzato devo dire che non ha dato per niente l'effetto mascherone, ma si asciuga e sembra appunto di non sentire, non dà la sensazione di percepire qualcosa di estraneo sulla pelle. Ne prendo un'altra quantità e la metto sul mento e sulla fronte. Ok, riprendo la mia spugnetta. Io mi ritengo soddisfatta con questo risultato, mi avvicino per farvi vedere l'effetto. Ecco
eccolo qui. Cosa dirvi? Il fondotinta non è per nulla appiccicoso sul viso, si asciuga molto bene, lascia per un po' questa sensazione di freschezza sul viso che non persiste, diciamo, a lungo, dopo un po', insomma, va via. E uniforma molto bene l'incarnato, secondo me. Infatti eventuali piccoli rossori li va ad uniformare tranquillamente, ma la coprenza non è altissima, diciamo che la coprenza è media. Infatti, come potete vedere, io qui ho una piccola macchietta post brufolo e non è riuscito a coprirla del tutto, quindi dovrò andare, come anche non è riuscito a coprire del tutto le occhiaie, anche se le ha decisamente attenuate, quindi poi io dovrò andare con un correttore per diciamo coprire le discromie che il fondotinta non è riuscito a camuffare del tutto. Però il risultato a me piace molto. Come effetto qui dice Healthy Glow, quindi un effetto luminoso, diciamo effetto salute. In realtà secondo me l'effetto di questo fondotinta non è veramente luminoso, ma piuttosto satinato. Si vede che non è un fondotinta opaco, come ad esempio mi viene in mente il Fit Me di Maybelline, fondotinta che io possiedo e con il quale ad esempio non ho nemmeno la necessità di applicare una cipria successivamente all'applicazione del fondotinta. E in questo caso diciamo che è a metà, è sì un finish luminoso ma non eccessivamente luminoso, o comunque così luminoso da non poter essere utilizzato da ragazze che hanno la pelle mista o la pelle grassa. Infatti io ho la pelle mista, che tende a lucidarsi nella zona T principalmente, e questo fondotinta lo fisso con una cipria. In particolare io uso l'indissolubile di Puro Bio, ma l'effetto già così non è eccessivamente luminoso. Io l'ho tenuto in casa anche senza l'utilizzo della cipria e non andava a lucidarsi in modo eccessivo, soprattutto nelle prime ore, nelle prime 4 ore post applicazione. Con la cipria la durata è maggiore. Ovviamente quando l'ho applicato uscendo di casa ho sempre applicato la cipria, appunto per evitare che mi vedessero in giro lucida come uno specchio. Per evitare questo effetto ho preferito mettere la cipria. In modo particolare l'ho utilizzato per andare in università e l'ho tenuto dalle 8 fino alle 15 del pomeriggio, e ho visto che dalle 8 che alle 14, quindi 6 ore le ha fatte senza alcun tipo di problema, senza darmi problema di lucidità o appunto di fondotinta che puff spariva dal viso, ma la coprenza è rimasta omogenea, era appunto uniforme, il fondotinta è rimasto tutto lì, infatti quando l'ho struccato era tutto presente sui dischetti, e ha tenuto a bada le lucidità fino a 6 ore, dopodiché ho visto che post pranzo aveva iniziato a lucidarmi, soprattutto sulla fronte e sul mento, quindi ho dovuto riapplicare un velo di cipria e la situazione è tornata appunto sotto controllo nella norma. Ma non mi sembra un difetto chissà quanto preoccupante da attribuire a questo fondotinta, perché è una cosa che bene o male tutti i fondotinta a me fanno, essendo portatrice sana di pelle mista. Quindi applicando un velo di cipria, anche se si portano delle salviettine assorbisebo, magari se non si vuole portare la cipria con sé mentre si è in giro, al lavoro, in università, basta appunto tamponarla nelle zone critiche e il gioco è fatto e vi dura tranquillamente fino a sera. In definitiva ragazze, questo è un prodotto che secondo me vale la pena di essere provato. Per 6,29€ può essere un ottimo alleato per la mattina o comunque per tutti i giorni, se non volete spendere o non volete utilizzare magari i vostri fondotinta più costosi che vi danno un effetto proprio di pelle Photoshop, ma che volete appunto riservare per quelle serate speciali o per eventi più particolari e importanti, e volete un'alternativa economica da utilizzare tutti i giorni, questo potrebbe fare sicuramente al caso vostro. Io mi ci sto trovando egregiamente, non mi dà problemi, al momento dello struccaggio lo trovo ancora tutto lì, non va in giro per il viso. Bisogna appunto prendere giusto l'accortezza di portare con sé una cipria se si sta fuori casa magari tutto il giorno, o delle salviettine assorbisebo, ma non è una pecca così grave da sconsigliarvene l'acquisto, assolutamente no. Io quindi vi dico di investirli questi 6 euro per questo prodotto, perché sicuramente non ve ne pentirete. E niente ragazze, siamo giunte alla fine, io vi mando
un bacione. Vi ringrazio fortemente, vi ringrazio davvero con tutto il cuore, perché ultimamente siamo cresciute moltissimo qui sul canale, abbiamo superato i 100 iscritti, vi vedo che i miei video cominciano a piacervi, a interessarvi sempre di più, mi piace il fatto che mi commentiate dandomi dei consigli, sono sempre ben accetti, se ne avete degli altri vi invito sempre a lasciarmeli giù nei commenti e io vi risponderò quanto prima e cercherò di accontentare le vostre richieste. Vi mando un abbraccio forte, un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!